Care lettrici e cari lettori, bentrovati. Oggi parliamo di Giancarlo Di Negro. Inizierei con questa frase: visse di operoso amore del buono e del bello. Mi raccomando, tenetela in mente perché sintetizza al massimo questo personaggio. Dopo scoprirete il perché. Dunque, Di Negro nasce a Genova il 14 luglio del 1769 a Genova e morirà sempre a Genova nel 1857. È stato un poeta italiano, un illustre personaggio genovese, patrizio, uomo di lettere, artista, uomo di cultura, mecenate e filantropo. È ricordato per i ricevimenti nei quali ospitò gran parte del mondo culturale dell'epoca. Il Di Negro vide la luce nel 1769 in via Lomellini. Studierà al collegio di San Carlo a Modena e, rientrato a Genova nel 1789, anno della Rivoluzione Francese, riparte per i primi viaggi di istruzione personale in Italia e all'estero. A Milano Giancarlo Di Negro incontrò Giuseppe Parini, quindi parliamo di una figura importantissima nel panorama letterario del Settecento. A Pavia il Di Negro frequentò invece i corsi universitari, fu poi a Mantova, Verona, Venezia e Vienna. Tornò a Genova tra la fine del 1792 e l'inizio del 1793. Frequentò vari salotti, ove sua abilità era l'improvvisazione dei versi poetici. Alla proclamazione della Repubblica Ligure del 1797, Giancarlo Di Negro riprende i viaggi, evitando il turbinio degli eventi. Va a Parigi, a Londra, a Dublino e torna a Parigi. Tornato a Genova nel 1802, inizia l'acquisto del terreno per la sua villetta. Ora mi direte, quanta importanza può avere una dimora quando si parla di letteratura? In realtà nessuna, ma se parliamo di Giancarlo Di Negro, beh, sì, la villetta ha un ruolo fondamentale. Adesso ne scoprirete il motivo. Dunque, il terreno scelto era quello del bastione di Luccoli, spero si pronunci così, delle mura del Cinquecento, ormai smilitarizzato. Nel 1802 si presenta come acquirente il marchese Giancarlo Di Negro, il quale si era fatto costruire dall'architetto Carlo Barabino un'elegante palazzina in stile neoclassico, con giardini, viali, boschetti e statue marmoree. Curiosità, il contratto di vendita era pagato con 22.000 lire di Genova e imponeva all'acquirente di fondare qui una scuola botanica e di sovvenzionarla per 6 anni. La scuola, grazie a Dio, ebbe esiti felici e 6 anni dopo le autorità locali decisero di darle un seguito con la fondazione di una cattedra di botanica presso l'università. Per la villa, detta Villetta Di Negro, il marchese realizzò il parco all'inglese, eliminando quindi le parti più appariscenti del bastione, e per l'abitazione museo fece invece costruire una palazzina neoclassica in posizione panoramica. Come potete ben sentire, il termine neoclassico si presenta in modo prepotente nella biografia di Giancarlo Di Negro, e anche nel suo stile poetico, di cui parleremo dopo. D'altra parte, il neoclassicismo nel Settecento è un punto di riferimento letterario importantissimo ed è strettamente collegato anche all'Accademia dell'Arcadia. Comunque, subito dopo l'acquisto del terreno della villetta, Giancarlo Di Negro parte per una terza serie di viaggi. Va in Spagna, Valladolid, a Madrid, e qui si cimenta in gare di poesia.
Il suo interesse per le gare poetiche di improvvisazione lo spinge a cimentarsi a Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Firenze, Pisa, Siena, Napoli e Roma. Difatti a Roma viene eletto membro, a membro dell'Arcadia. Quindi l'Accademia dell'Arcadia, ricordiamolo, è un punto di riferimento per gli artisti dell'epoca, ma soprattutto del Seicento. Però il neoclassicismo è presente nell'Arcadia. Il Di Negro pubblicò due suoi sermoni sacri e una canzone esaltante Byron. I contenuti cui dava forma poetica erano la religione, la patria, gli amici, espressi sia in italiano che in francese, e anche a livello commemorativo. Il 6 ottobre del 1834 pubblicava una canzone in lode di Paganini sulla Gazzetta di Genova. E tra il 1846 e il 1848 il Di Negro compose alcuni canti in onore di Pio IX nel momento in cui questi era per la libertà dell'Italia e poi in funzione anche anti-austriaca. Nel 1854 pubblicava il poemetto Vita di Giancarlo Di Negro, patrizio genovese scritta da esso, in cui ricorda le visite di Madame de Staël, George Sand, Washington Irving, Lord Byron e più avanti ne diremo altri di personaggi illustri dell'epoca. Per quanto riguarda le sue posizioni politiche, erano liberali e democratiche moderate. Il Di Negro ebbe personali rapporti di amicizia con Carlo Alberto e presso di lui intercedette per i patrioti italiani imprigionati. Quindi, per fare ciò, bisogna avere molta autorevolezza, cosa che il Di Negro aveva. Adesso parliamo del matrimonio che ebbe con Luigia Visconti. Anche qui, quanta importanza può avere un matrimonio se parliamo di letteratura? Più che importanza, qui ci sono molte curiosità. E adesso le dirò. Giancarlo Di Negro si sposò nel 1807 con Luigia Visconti, dei Marchesi di San Vito. Luigia Visconti era milanese, sorella di Hermes Visconti. Erano stati amici giovanili di Alessandro Manzoni, ecco che subentra la curiosità. Nel 1801 Alessandro Manzoni, allora sedicenne, si era innamorato di Luigia e in più frequentava con il Visconti le lezioni all'Università di Pavia. Il futuro grande scrittore trascorreva interi pomeriggi in compagnia di Hermes e Luigia nel loro palazzo Visconti di Milano, ma il suo corteggiamento era ridotto a comporre sonetti. Ad un certo punto, Alessandro Manzoni trovò il coraggio di manifestarsi quando fu spinto dalla madre Giulia Beccaria a decidersi nel 1807. Alessandro Manzoni quindi andò a Genova e purtroppo per lui trovò che Luigia si era appena sposata con Giancarlo Di Negro. E dal matrimonio con Luigia Visconti, Giancarlo Di Negro ebbe due figlie, Laura e Francesca. Purtroppo, Luigia Visconti morì il 6 ottobre del 1810 a soli 23 anni. In aggiunta, Giancarlo Di Negro era cliente del medico Giacomo Mazzini, che gli curava i suoi molti disturbi, da quelli renali alle vertigini. Giancarlo Di Negro fu amico anche di Giuseppe Mazzini. Allora, probabilmente tra Giacomo Mazzini e Giuseppe Mazzini c'è una parentela. Non credo fossero fratelli, ma probabilmente cugini o qualcosa del genere. Bene, ora per quanto riguarda gli ospiti della villetta, adesso sentiremo dei nomi stra importanti. Tra gli ospiti furono, come abbiamo detto, Madame de Staël a Genova nel 1805. Lord Byron, ricevuto nel 23, però insomma è un elenco infinito di nomi. Venne il poeta Vincenzo Monti, un altro esponente importantissimo della letteratura dell'epoca, il quale qui conobbe la bella Antonietta Costa, cioè una pittrice e donna di grande bellezza, e poi tra gli ospiti George Sand, Stendhal, Cesare Cantù, Antonio Canova addirittura, Felice Romani, Camillo Sivori e Barrili. Poi Charles Dickens, Mary Shelley, Ugo Foscolo, D'Azeglio, Vittorio Emanuele I, Giovanni Berger, citando i più importanti e conosciuti, vennero poi Pio,
VII e Carlo Alberto, che abbiamo citato prima. Dopo il 1825, Giancarlo Di Negro aumenta le sue relazioni sociali in Genova, dà alle stampe ogni anno i suoi nuovi componimenti e invita altri illustri personaggi ai suoi ricevimenti. Difatti, correva l'anno 1837 quando a Genova giunse uno straniero, De Balzac. L'aristocratico genovese, cioè il Di Negro, venne immortalato tra le pagine di Honorine, romanzo del nostro Balzac. Non mancano gli elogi per il padrone di casa. Il marchese Di Negro, nel romanzo di Balzac, viene definito in questa maniera: questo fratello ospitale di tutti i talenti in viaggio. Nonostante ciò, a quanto scrive Umberto Monti nella sua biografia sul marchese Di Negro, quest'ultimo non aveva per niente in simpatia Balzac. D'altra parte, il nostro nobiluomo era un ardente patriota e non poteva tollerare che il francese Balzac criticasse l'Italia e ne parlasse con poco rispetto. Tra il resto, l'eccentrico Di Negro si dilettava pure con la poesia e dedicò a Balzac certi versi un po' pungenti e diciamo parecchio ingenui, quindi nulla a che vedere con la caratura artistica del padre della commedia umana, cioè Balzac. D'altronde lo scrittore francese, in certe sue lettere alla sua futura moglie, non esitò a scrivere che aveva trovato Genova di una noia mortale e arrivò persino a definirla una galera. Quindi, tra questi personaggi, nel 1827, Alessandro Manzoni... Ah, curiosità, a quanto pare Manzoni una volta si sbilanciò in un giudizio non troppo lusinghiero sui componimenti di Di Negro. Probabilmente, rispetto al quel famoso matrimonio di cui abbiamo parlato, magari Manzoni, come dire... adesso non mi viene un termine adatto, ma... Non ha digerito quel tipo di matrimonio perché era innamorato moltissimo di Luigia Visconti e forse quindi per infastidire in senso letterario il Di Negro, ha dato dei giudizi appunto non troppo lusinghieri sui componimenti del marchese. Sicuramente chi meglio del Manzoni può dare un giudizio poetico, però probabilmente c'era anche una frecciatina. Quindi nel 1827 Alessandro Manzoni arriva con la famiglia, poi Felice Bellotti, nel 1839 fu nella villetta Ugo Bassi, venuto a tenere le sue predicazioni in San Lorenzo. Nel 1845 vi furono anche Terenzio Mamiani, Pietro Giordani, un amico importante del Leopardi. Tra i musicisti vi furono Rodolfo Crozer, che in queste occasioni conobbe Niccolò Paganini. Insomma, Giancarlo Di Negro ebbe l'idea di animare i suoi ricevimenti con le inaugurazioni di busti raffiguranti illustri personaggi italiani, attuali e passati. Le manifestazioni relative coinvolgevano discrete folle con rinfreschi. Tra i busti, di cui molti tuttora rimasti, nella villetta, furono quelli del poeta Perticari, cioè genero anche di Vincenzo Monti, Niccolò Paganini, Cristoforo Colombo e Antonio Canova. Le composizioni di Giancarlo Di Negro è il sonetto in occasione della morte di Enrichetta Manzoni e la canzone in lode di Paganini, riportata dalla Gazzetta di Genova del 6 ottobre del 1834. La tomba di Giancarlo Di Negro si trova a Staglieno, credo si pronunci così. Scusate. Per quanto riguarda invece alcune citazioni su Giancarlo Di Negro, io le ometto, ma metterò un'immagine all'interno del video, quindi le potrete vedere. Ora passiamo alle curiosità. Dunque, Giancarlo Di Negro, a quanto pare, era anche un provetto danzatore, tanto da oscurare ballerini importanti dell'epoca. Ebbe il Di Negro una personalità smagliante ed eclettica, un po' come la sua poesia, che vedremo dopo. Il Di Negro fu un fervente patriota e benefattore, uomo, come abbiamo detto, di profonda cultura e amico e punto di riferimento di artisti e poeti. A Milano conobbe Giuseppe Parini e, quando Di Negro tornò a Genova, si dedicò con fervore alla poesia e leggeva con interesse Dante e Ariosto. Difatti Dante, anche a livello metrico, si trova molto
nei componimenti del Di Negro. Il patrizio genovese fu un poeta improvvisatore, come abbiamo letto prima, così si legge nella sua biografia. Quindi, insomma, il patrizio genovese esercitava quell'arte secondo la moda del suo tempo, e da patriota lui stesso si adoperò per aiutare i perseguitati politici. E ricordiamo la parentesi con Carlo Alberto. Giancarlo Di Negro amava comporre poesie in ogni occasione e fece della sua dimora la meta preferita dei letterati del tempo. La parte alta, curiosità, dei suoi possedimenti fu spianata per lasciare spazio a un edificio che divenne poi la sua magnifica dimora. Con gli anni il giardino fu abbellito appunto con i busti di genovesi illustri e in questi suoi versi il marchese decantò i suoi fasti. Eccoli, riprese la villetta il suo splendore, venivano i letterati a tutte le ore e i forestieri di ogni nazione visitavano la mia ospital magione. Quindi, come potete sentire, c'è molta allegria, molta rapidità e velocità in questi versi. Quindi caratteristiche tipiche del marchese Di Negro. Una cosa molto importante, Di Negro fu benefattore dell'Istituto dei Sordomuti, muti, e spesso apriva le porte della sua villetta ai piccoli ricoverati e regalava a questi piccini qualche ora di gioia spensierata. Quindi ci tengo a dire che vorrei fare un confronto. Quest'ultima cosa che ho detto mi ricorda molto, cioè mi piace relazionare il Di Negro anche a Michael Jackson, che potrebbe non c'entrare nulla in questo contesto, ma anche lui, per rivalutarlo, visto che è stato oscurato, regalava tantissime ore di gioia a dei bambini, dei fanciulli che purtroppo non se la passavano benissimo. Comunque, il Di Negro era sempre in prima fila negli eventi culturali e la cosa bella è che fu un membro della commissione incaricata di organizzare il congresso degli scienziati italiani. Infatti, verso la fine leggerò una canzone scritta dal Di Negro. Quindi questo congresso si tenne nel 1846. E poi, malincuore, il tempo passò, giunsero gli ultimi giorni e Giancarlo Di Negro morì alla veneranda età di 88 anni. E al suo funerale accorse tutta la città. Tutti elogiarono la sua importanza e la sua grandezza d'animo. I genovesi, memori del valore del loro concittadino, espressero la volontà che la villetta fosse conservata con i busti, proprio come l'aveva voluta il marchese. L'area nel 1863 venne acquistata dal comune di Genova e furono realizzate le grotte e le cascate. Purtroppo la dimora del marchese non esiste più. Fu distrutta durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, ma rimane ancora il parco che di recente è rinato a nuova vita. In più, sempre per quanto riguarda le curiosità, il Di Negro andava a cavallo. Fu appassionato compositore di poesie, fu un esteta, un poeta estemporaneo, quindi che improvvisava, e stimava molto Vincenzo Monti e Napoleone, al quale dedicò dei versi, anche per la sua morte, la morte del grande a Sant'Elena. Dedicò un sonetto a Papa Pio VII e si impegnò molto nella poesia per musica e collaborò con Carlo Andrea Gambini. Il Di Negro ebbe anche un'importante influenza politica, raccomandando molti uomini illustri di cultura. Fu socio dell'Arcadia, quindi l'Accademia, e viene fondato e cofinanziato da Di Negro l'Espero, quindi un giornale che va dal 1840 al 45 e i profitti credo siano stati dati all'Istituto dei Sordomuti. Ora passiamo allo stile poetico. Dunque, lo stile poetico è legato sia a un carattere occasionale mondano, quindi elegante, frivola e ricercata, la poesia.
quindi rapportabile a delle occasioni anche importanti delle liriche. Il Di Negro giocò molto sulla varietà metrica dei suoi componimenti, e questo mi ricorda l'Arcadia relativa ad uno sperimentalismo metrico, una ricerca. Non a caso il Di Negro è socio dell'Arcadia. Per cui, giocando molto sulla varietà metrica, non si ferma soltanto a dei sonetti, ma tratta delle canzoni, delle terzine, madrigali, epigrammi, composti spesso per fini commemorativi, un po' come la sua personalità eclettica, insomma, variabile, festaiola, in senso lato, diciamo, sperimentale. Ma anche, ad esempio, alcuni epigrammi, scritti in francese, per il ritratto della signora Pallavicini, cioè era una dama resa, celebre da Foscolo. Qui ci sono dei versi dal tono galante e dal gusto salottiero, che si inseriscono in una più ampia tradizione genovese di poesia celebrativa ed encomiastica. Una raccolta importante, Odi liriche, uscita in due volumi nel biennio 28 e 29. Di Negro fu influenzato, come abbiamo detto, da un gusto neoclassico, quindi relativo all'antichità. Il tono, a volte, nelle sue poesie è enfatico. Il Di Negro fu un poeta versatile, anche alla moda, tipicamente quindi anche mondano, salottiero, e colse con prontezza varie occasioni della cronaca cittadina, come eventi storico-politici più rilevanti. Diciamo che fece questo per risvegliare la sua poesia, quindi sempre in un movimento artistico, dinamico. Ebbe alcune volte anche un tono sarcastico nelle sue poesie. In sintesi, tutto ciò fa di Di Negro un uomo amante della libertà, propria e non solo. E anche nei suoi componimenti c'è una libertà metrica, d'espressione. La sua attività politica ottenne, questa è una curiosità, importanti riconoscimenti. Per quanto riguarda sempre le poesie, nel 1825 vengono stampati i Sermoni Sacri, in terza rima. Quindi, prima opera slegata da un contesto d'occasione ed encomiastico. E recupera anche, inaugurando quindi un filone più severo e misurato della poesia del Marchese dedicata al soggetto religioso, la terzina dantesca come modello formale. In questa sua opera, i Sermoni Sacri, viene dipinto un Di Negro non esteriore appariscente, tipico quindi, ma come maestro di virtù, saggio, rigoroso. Nel 36 una raccolta di inni, quindi sempre poesia sacra, viene, credo, dedicata, a mo' anche di uno scomodo paragone e sfacciatamente, a Manzoni. Di Negro scrisse anche il Quaresimale politico, che nel 1848 teorizza una democrazia liberale e moderata, dove, attraverso il metro narrativo dell'epica e il recupero di tonalità e, diciamo, stilemi danteschi, Di Negro propone un affresco scuro della storia genovese, segnata da guerre, invasioni, pestilenze e carestie, alle quali diciamo che può opporsi soltanto il profondo sentimento per la patria. Ora passiamo al contesto, alle correnti, quindi le correnti dell'Ottocento e fine Settecento in Italia. Tra le maggiori scuole letterarie del secolo Settecento non possiamo non citare l'Arcadia. Quindi, come abbiamo ripetuto più volte, un'accademia letteraria fondata a Roma nel 1690 da Giovanni Vincenzo Gravina e da Giovanni Mario Crescimbeni. Il più importante autore è sicuramente Pietro Metastasio. E nell'Arcadia abbiamo cinque fasi. Il Marchese possiamo dire che vive la quarta fase tra il 1766 e il 1824. Poi c'è l'Illuminismo italiano, che ha come suoi autori di spicco l'economista Pietro Verri, fondatore della celebre rivista Il Caffè, e Cesare Beccaria, quindi autore del famoso saggio dei delitti e delle pene, il primo a giudicare severamente la pena di morte. A Napoli invece si affermano lo storico Gian Battista Vico e Francesco Mario Pagano,
Attratori importanti sono Francesco Algarotti, Alessandro Verri, Carlo Goldoni, assai conosciuto nella letteratura italiana teatrale per essere stato, possiamo dirlo, un innovatore del genere. La figura di spicco della rinascita però letteraria del XVIII secolo fu Giuseppe Parini, conosciuto appunto dal Marchese di Negro. Come artista, andando subito alle forme classiche, che aspirano ad imitare Virgilio e Dante, aprì la strada alla scuola di Vittorio Alfieri, Foscolo e Vincenzo Monti. Dunque, il patriottismo e il classicismo sono i due principi che hanno ispirato la letteratura di Vittorio Alfieri, invece. Al contrario, per quanto riguarda Ugo Foscolo, che rappresenta il pre-romanticismo italiano, Vincenzo Monti, invece, viene comunemente ritenuto l'esponente per eccellenza del neoclassicismo italiano. Però ricordiamo che a livello internazionale che il nome di Voltaire è legato al movimento culturale dell'Illuminismo, di cui fu uno degli animatori e degli esponenti principali, insieme a Montesquieu, Locke, Rousseau, Diderot, D'Alembert, d'Holbach, insomma tutti gravitanti attorno all'ambiente dell'enciclopedia. Essa rappresenta un importante punto di arrivo di un lungo percorso teso a creare un compendio universale del sapere, nonché il primo esempio di moderna enciclopedia di larga diffusione e successo, cui guarderanno e si ispireranno nella struttura quelle successive. La sua introduzione, il discorso preliminare, è considerata un'importante esposizione degli ideali dell'Illuminismo. Per quanto riguarda il preromanticismo, è una corrente inquadrabile negli ultimi decenni del XVIII secolo. Preromanticismo quindi come anticipazione del romanticismo ottocentesco. Gli esponenti del preromanticismo abbiamo Melchiorre Cesarotti, Vittorio Alfieri, Ippolito Pindemonte e Ugo Foscolo. E poi, per chiudere la parentesi settecentesca, c'è il neoclassicismo, che si sviluppa intorno alla metà del XVIII secolo e si conclude con la fine dell'impero napoleonico, quindi 1815 circa. La sua teorizzazione prese vita a Roma con gli scritti dell'archeologo e storico dell'arte Winckelmann. In Italia i più importanti esponenti della letteratura neoclassica furono Ludovico Savioli, credo si pronunci così, speriamo, Giuseppe Parini, Vincenzo Monti, Vittorio Alfieri e appunto Ugo Foscolo. Gli ultimi due, Vittorio Alfieri e Foscolo, sono collocabili sia nel neoclassicismo sia nel preromantico. Per quanto riguarda in sintesi invece l'Ottocento letterario italiano, L'Ottocento italiano in ambito letterario è scandito da tre principali correnti letterarie. A noi interessa la prima corrente, il romanticismo, rappresentato maggiormente da Alessandro Manzoni, Giacomo Leopardi, Carlo Porta, Niccolò Tommaseo e successivamente nel filone patriottico abbiamo Ippolito Nievo, Massimo D'Azeglio, Carlo Pisacane e Vincenzo Gioberti. Ora, per chiudere in bellezza, vorrei trattare questa canzone lirica del Di Negro per farvi capire appunto la sua intelligenza poetica e non solo. Agli scienziati nel congresso di Genova: mendicare d'onor gloria fugace nei campi di Bellona fu nella scorsa età splendida face. Il tempo ne ragiona, e l'eco che d'intorno si diffonde, quai triste rimembranze in sé nasconde. Or del secolo nostro è bello il volo, né d'amarezze carco, un concorde pensar, un voto solo. Schiude all'amore un varco nel tempo di Minerva e di Sofia, ove regna di pace l'armonia. Dunque, spero che quest'ultima canzone sia stata di vostro gradimento. Io
vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato. Spero di essere stata all'altezza anche di quest'ultimo compito, ma ci tenevo moltissimo a portare, insomma, volevo portare Giancarlo Di Negro, perché per me è un poeta interessante, pieno di allegria, di caratteristiche importanti e via dicendo. Quindi io vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video e vi auguro un buon proseguimento. Grazie a tutti.